Io sono un vigile del fuoco. C'è stato un tempo in cui noi vigili del fuoco spegnevamo gli incendi. Questa notte nel porto di Livorno c'è stato un incendio, ma nessuno l'ha spento. Scusa, hai del fuoco? Cosa? Hai da accendere, per la sigaretta. Ah, sì. Sai l'ora? 9:30. Sono in orario. Strano, non capita mai. Sto andando a trovare la mia ragazza. Traghetto delle 22. Eh sì, alle 7 arriva Olbia. Ti aspetta al porto? Già. E vai spesso a trovarla? Ma in realtà è la prima volta. Sai, ci siamo conosciuti quest'inverno in Tunisia. E io faccio l'animatore nei villaggi. Ah, guarda. Questa proprio è una tipa, è simpatica, intelligente, in gamba. Guarda, davvero. E poi, oh, c'ha un culo che parla proprio, davvero, No, ma, cioè, comunque è intelligente. No, ma è brava, davvero, Fa anche volontariato. Ciao, eh. Ehi, l'accendino. Ragazzi, stasera non ci sono cazzi, c'è la Juve! Ma contro chi gioca? In coppa con il Barcellona. Ma come si fa a vedere la partita durante la traversata? Ah, non ti preoccupare, Pulcinella, si fa come sempre, mezz'ora a testa! Tu dai retta al capo, novellino! Ah, ci mancherebbe, faccio come dite voi! Basta che non tifi per il Barcellona, Se no ti buttiamo a mare. Chi? Io? C'ho anche il poster di Baggio in camera. Ma no! Un altro coppo di merda! Se stiamo insieme ci sarà. Perché? Ma forza Livorno tutta la vita! E vorrei riscoprirlo stasera! Juve! Juve! Buonasera, comandante Chessa. Come sta? Tutto bene, comandante Sgherri. Sarà un peccato non poter collaborare più con lei, comandante. Allora, Sgherri, niente malinconia, non sono ancora in pensione. Volevo ancora ringraziare sua moglie per il pensiero per Pasqua. Riferisco immediatamente. È a bordo. Torniamo dai nostri figli a Cagliari insieme. Mi raccomando, il porto è pieno di navi alla fonda. Da quando è finita la guerra del Golfo, qui è un via vai. Del resto, di traffico da smaltire pare ne abbiano parecchio, visto che in 2 settimane non hanno ancora finito le manovre. Lo so benissimo. Che vuole farci? Questo porto non è certo un porto qualsiasi. Buonasera, cabina o poltrona? Ah, posso scegliere? No. È posto ponte, può andare dritto dopo la scala a trovare accesso. Grazie. Comunque, il traghetto è semivuoto, se aspetti la partenza una poltrona libera la trovi di sicuro. Ah, grazie! Magari dopo ti offro un caffè, La ringrazio, ma sono in servizio. È a lei che chiedo per la cabina? Certo. Ah, ecco, meno male. Non so, che vorrei mettere in cabina tutto il prima possibile. Sì, è una C2, una doppia interna. Interna? Sì. Senza auto? Pettina della segretaria ne ha combinato un'altra delle sue. Comunque, c'è un sacco di posto, quindi se fa 100 prenotazioni al primo piano può cambiarlo. Sarà meglio, non ho voglia di passare la notte in un sarcofago. Merda. Mi scusi, signorina,
La patente. Bravissima, ma come ha fatto? La foto, l'ho riconosciuto dalla foto. Sono io, il cadavere numero 57. Solo un lembo di tessuto a righe aderisce ai miei resti corporei. Sono un cadavere severamente ed estesamente carbonizzato. Le mie braccia sono spezzate dal calore. Ho provato ad uscire, ma l'ultima cosa che ricordo è quella porta, chiusa, bloccata. Mi hanno riconosciuto dalla fotografia sulla patente. Grazie signorina, ci vediamo dopo allora. A dopo. La vita del porto. Grandi navi intoccabili e piccoli pescherecci di gente che fatica a arrivare a fine mese. Che la marea sia bassa o alta interessa solo a chi ha la barca piccola, che soffre le maree, le crisi. Anche qui al porto comandano gli americani ormai. Con questa guerra nel Golfo le bandiere a stelle e strisce sono un sacco. A me non sono mai piaciuti gli americani. Forse perché non mi piace la Coca-Cola. Del resto, qui c'è un canale che porta le navi direttamente a Camp Darby, la base militare americana più attrezzata d'Europa, centro logistico per le missioni che partono dal vecchio continente. Si sa. Noi italiani siamo sempre gentili con gli ospiti. Certo, dipende con che tipo di barca arrivano. Cosa volete che gliene importi delle maree a queste enormi petroliere? Questa qui è la Agip Abruzzo. È lunga quanto 4 campi di calcio. Conosco un ragazzo che ci lavora. Deve essere strano viaggiare con 82.000 tonnellate di petrolio sotto al culo. Sembra un albero di Natale con 40.000 watt di lampadine. Un albero di Natale di 10 piani. Si vede benissimo anche da qui, dal porto. Quando è accesa. Scusi! Sì? Quanto costa? Scusi? Volevo sapere quanto può costare un coso così. Volevo regalarne uno a mia moglie, però mi hanno detto che costava tantissimo. Ma va, non tanto. Un milioncino e se la cava. Milioncino? È tantissimo! Ah, bonsoir! Salve! Sapete dove comincia la partita? Sarà anche già cominciata. Ma il calcio io non lo seguo. E non funziona niente! Non funziona niente qui! E non ho ancora le chiavi della mia cabina! Competenti. Io mi trovo un angolo e dormo per terra. Salve, è il signor... Sì, sono io, sono io. Le chiavi della cabina, non grazie, grazie, non... grazie! Si scusa per il disagio arrecato. Simpatico il tipo, eh? Cosa vuole farci? Siamo abituati a clienti un pochino antipatici. E a quelli simpatici? Se volete vi lascio da soli. No, vi lascio soli io, la partita è già cominciata e vi lascio andare a vederla. A dopo! Ma io il calcio non lo seguo. Ehi, stasera niente, eh? Aspetta, la traversata dura 8 ore. Intanto vado a vedermi la partita, va?
e andiamo a vederci sta partita. Parte in vantaggio la Juventus al quarto d'ora del secondo tempo e adesso la partita sì che si riapre. Livorno Radio, Moby Prince. Oh, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo, Questo impianto non va, prova gli altri. Già fatto, comandante Chessa, niente da fare. Provo sul manuale, in Sardegna non ci arrivo in questo modo, credo si debba tornare indietro. Minchia Roger, come sei carino quando stiri. Sono ridendo, quasi quasi ci provavo. Rido io? Invece di sfottere, controlla che non ci vedano. Non ho voglia di farmi prendere per il culo anche dai cadetti. Per aver stirato l'uniforme. Qui basta poco per passare per checche. Sto guardando. Tanto non c'è in giro nessuno. A tutti quelli che non sono in licenza, sta guardando la partita. A proposito, Ternes, quanto stanno? Ah, me ne fotto. Sono interista, lo sai. Cane morto. Primavera spogliata di bambina che vuoi. Madonna mia, non vedo l'ora di andarmene in licenza, lontano da gente come te, via da questa caserma. Oh, l'ultima volta che sono stato in licenza io c'era una... Dove? Cosa? La nave. Il traghetto? Ma no, la petroliera è enorme, non la vedi? C'è del fuoco. Il fumo esce dal castello di Poppa. Vabbè, ma comunque sicuramente avranno già chiamato i pompieri. Che ne so io? Tanto di quel fumo che sembra un ferro da stiro. Sarà il caso di avvisare giù. Comunque il comandante del traghetto avrà già avvisato, guarda, stanno uscendo adesso dal porto. Ah, è quello che va oggi, sono quelli della morte. Il ferro, coglione! Cazzo! Manovra di ritorno in sicurezza. Si pregano i signori passeggeri di indossare il giubbotto salvagente e di recarsi nel salone deluxe. Grazie. E adesso chissà che ora arriveremo. Devo trovare modo di avvisarlo. Figurati se trovo un telefono a gettoni su questa bagnarola. No! Già quest'anno è stato più lungo degli altri. Non sono tornato a casa nemmeno per Natale. Con questa crisi non avrei ritrovato il mio posto in fabbrica al rientro. E adesso siamo partiti da 10 minuti e già si torna indietro. Merda! Sono il cadavere numero 6. Indosso un gilet azzurro. Nel taschino un papillon nero, pantaloni neri, una maglietta da carne bianca, slip rossi, calzini scuri, mocassini neri. Tutti questi indumenti sono bruciati. Al collo una catenina in metallo giallo con crocifisso, al polso un orologio Rolex con le lancette ferme alle ore 11:29, data 11. Nel taschino della camicia un pacchetto di MS. Hanno rinvenuto anche un portafoglio, mio, contenente lire 465.000 e la patente di guida. Sono un cadavere completo. I miei tratti fisionomici, nonostante l'annerimento cutaneo, si sono mantenuti. Thank you.
Stasera nulla, si faceva prima stare a casa. Ma non mi dovevo fidare! Di cosa? Di cosa? Le tue esche fanno schifo! Ah, la prossima volta si fa come dico io. Ma che esche, esche? Lei è il posto che sto... Ma lei è il posto una sega! Sono 20 anni che vengo qui, fa giornate! Ma sei le esche che fanno schifo! Senti, guarda, saranno pure le esche, ma con tutte le navi che ci sono in giro in sto periodo, va, lei già grassa se si torna a casa con due pesci. So tutte scuse, il problema sono le tue esche! Ancora con queste esche, lei è il posto! E ci si spostava dall'altra parte! Ma poi si sta tanto bene qui, col silenzio, i pesci, e poi pescare, non è mica solo prendere. Mi ascolti? Che c'è? Una luce. E guarda, c'è del fumo. Oh, cazzo! Ma va tutto a fuoco! Sembra un incendio sul mare. È lì ancora verso il porto. Boia te! Due passeggeri, ma mi prese da Livorno, mi ricevi? Io sono un vigile del fuoco. C'è stato un tempo in cui noi vigili del fuoco spegnevamo gli incendi. Questa notte nel porto di Livorno c'è stato un incendio, ma nessuno l'ha spento. Intorno alle 22.30 del 10 aprile 1991, il traghetto Moby Prince della compagnia Navarma urta la prua della petroliera Agip Abruzzo nel porto di Livorno, aprendo uno squarcio dal quale fuoriescono ad alta pressione 2.700 tonnellate di petrolio Iranian Light. Il contatto tra le lamiere produce delle scintille che incendiano la prua del traghetto invasa dal contenuto delle cisterne della petroliera. Di lì a poche ore, 140 persone moriranno soffocate in un gigantesco forno crematorio. Sono 75 passeggeri e 65 membri dell'equipaggio. Questa è la storia della Moby Prince e dei suoi passeggeri. La storia che vi voglio raccontare questa sera. Un disastro, cioè di una nave, di un piroscafo. Alla banchina prima qualcosa, ecco, però poi non... Ho un vaghissimo ricordo. Era un traghetto. Mi ricordo di un incidente in cui hanno perso la vita molte persone. Mi ricordo di questa nave che stava partendo per la Sardegna con un sacco di persone a bordo. Quelli proposti per la visibilità avevano dato via libera, invece c'era una nebbia che non si vede mai niente e che poi hanno incocciato con questa petroliera della Exxon. È un traghetto che prese fuoco e affondò, dove morirono tutti, meno che una persona dell'equipaggio, sì, e che raccontò la vicenda poi. So che è andata a fuoco in pochissimi secondi. Ah sì, con una bettolina mi sembra. Mi ricordo che c'era partita con la Juve quella sera, che la Moby Prince uscì dal porto e poi ci fu il famoso incidente. No, niente. Chi dice sta colpa del comandante, che dice sta colpa della nave. La mattina dopo ho sentito che era successo questo disastro, purtroppo colpevoli. Non si sono trovati o come al solito non si vogliono, non si cercano, ecco. Mi ricordo di una nave affondata con delle vittime. L'esplosione a bordo di una nave nel porto di Livorno, credo dovuto a un il capitano comandante che era impegnato altrove con delle partite di calcio. Abbiamo raccolto un naufrago, dice che c'è ancora vettore sulla nave. Un naufrago l'abbiamo già raccolto, adesso ci abbiamo una scintilla anche a noi che induca. L'area a pompa della nave, il naufrago ci dice che ci sono ancora dei naufraghi da salvare. Mi chiamo Alessio Bertrand, ho 18 anni, sono un mozzo alle prime armi. Sono stato assunto il 10 marzo, questo era il mio primo incarico. Ieri sera ho portato un vassoio di caffè e panini in plancia comandi. E lì c'erano il comandante Chessa, il suo primo ufficiale e il timoniere.
Niente, poi sono sceso giù in saletta dove tutti stavano guardando la Juventus. E all'improvviso abbiamo sentito un terribile urto come un terremoto e tutti i locali erano invasi dal fuoco e dal fumo. Allora noi siamo usciti, ma c'erano i locali invasi dal fumo, c'era gente che scappava a destra, a sinistra. E poi con Angelo e Giovanni abbiamo deciso di salire nella parte poppiera della nave. All'aperto la situazione era un po' migliore. Non so dire se c'era nebbia o meno. Un momento prima stavo giù in saletta e dopo c'era fumo dappertutto. Non so cosa sia potuto accadere. Primo concorrente al Bobby Quiz, il signor Bertrand, l'unico sopravvissuto alla tragedia, che ci racconterà per filo e per segno la vera verità di quello che è successo quella notte, senza censure, senza indugi, non è vero signor Bertrand? Ma io veramente ho già detto tutto prima. Ma lo faccia ancora, lo faccia per il nostro gentile pubblico. Pochi secondi dopo l'urto, tutti quelli che stavamo in saletta siamo andati verso il garage. Garage. Sì, perché comunque non c'era l'allarme e non c'era neanche l'ordine di concentrarsi tutti nel punto di ritrovo del salone Deluxe. Deluxe? Come? Deluxe. Deluxe. Niente, poi siamo saliti verso la parte poppiera e nei corridoi ho incontrato il timoniere. Il timoniere? Sì. E ci ho chiesto, ma cosa sta succedendo? E questo mi ha risposto che c'era nebbia e a che avevamo urtato una nave. E lo conosceva bene questo timoniere? Sì, lo conoscevo personalmente e poi comunque l'avevo anche già visto prima in plancia comandi. Come si chiama, mi scusi? Chi, io? Ma no, il timoniere, signor Bertrand. Ora non ricordo. Nemmeno il nome di battesimo. E ora no. Beh, grandi amici, eh. Glielo dico io, si chiamava Agnello Padula. Ecco, sì, Padula, sì, Padula. E l'ha poi più rivisto questo timoniere? Sì, l'ho rivisto poi quando siamo saliti all'aperto, perché comunque ormai il salone Deluxe era chiuso. Bene, il salone era chiuso. Grazie, signor Bertrand, ho capito. Un bel applauso! Il cadavere numero 107, appartenente a Agnello Padula, è stato ritrovato all'interno del blindato Salone Deluxe durante le indagini. Una porta tagliafuoco, una volta chiusa, ha bisogno dell'ausilio dei pompieri per essere riaperta. Questo è solo l'inizio delle imprecisioni, confusioni, bugie che circondano la fine del Moby Prince e dei suoi passeggeri. Molto che aspetta? 10 minuti. Mi hanno chiamato questa mattina. Ha risposto mia moglie. Si è molto preoccupata. E anche io. Ho un appuntamento qui in tribunale alle 3:30. Ah, anche io, stessa cosa. Ma lei, hanno detto il perché di tutto ciò? Niente. Non hanno detto niente, nemmeno chi debba vedere. Vabbè, ma sarà la solita formalità, spero. Avanti! Buongiorno, ingegner Tristina. Buongiorno a lei. Siete stati gentili a precipitarvi da noi. Del resto, volevo capire. Molto bene, lei? Ingegner Vezzoni. Benissimo, siete i nostri candidati alla perizia. Perizia? In realtà noi non sappiamo bene il motivo della nostra convocazione. Ma se per una perizia...
Io, tra l'altro, sono stato interrotto durante un intervento. Intervento? Lei è quindi dottore? Sì, anche dottore. Ah, ottimo! Le vostre competenze sono perfette per il caso. Competenze per quale caso? Non preoccupatevi, sarà una consulenza molto semplice. Consulenza? Ottimo. Certo, sarete pagati bene, benissimo. La giustizia rimborserà a dovere i vostri servigi. Giustizia? Certo, le vostre capacità saranno fondamentali nella definizione di un incidente per lo più inspiegabile e che ha provocato numerose perdite. Incidente? Quella è la mia specialità, definire lo svolgersi di un incidente. Ma ottimo, quello che ci serve. Stradale. Esatto, lei mi piace. Io però sono ingegnere elettronico. Lo dice sempre anche il mio meccanico. Ormai se non conosci l'elettronica, le macchine non le puoi riparare. Ma quindi, dove è avvenuto l'incidente? Porto di Livorno. Ah, sul molo? Nel porto. All'imbarco? Poco dopo. Un traghetto contro una petroliera. Non preoccupatevi, siete le persone adatte, anzi più che adatte, perfette. Vi riconvocheremo per effettuare la perizia. Buona giornata. Sì. Al Palazzo di Giustizia. Anche oggi abbiamo un eroe, eh? Antonino Scopelletti, un altro giudice vittima della mafia. Oh, un'altra nave di albanesi, eh? Ma sa come lavorano bene? Hanno rifatto il salotto della villa in meno di 2 giorni a metà del prezzo di un italiano. Ti attento lei, eh? Che a Parigi i tassisti sono già tutti stranieri. Può passare, per favore. Vediamo chi rompe i coglioni. Sì. Sì, Laura, dimmi. No, Laura, ti avevo detto che oggi non sarei tornato per pranzo. Sì, Laura. Sì, ci vediamo stasera, Laura. Della scuola dei bambini ne parliamo stasera. Ciao, ciao. Hanno fatto bene questi della Sampdoria a farsi biondi, eh? Un altro scudetto non lo rivincono più. Piuttosto Livorno, in che serie gioca? Eccellenza. Che posto assurdo. su via, non se la prenda, bisogna essere sportivi. Dai, sia obiettivo. Ubi Maior. Sì. Carissima, già ti manco? Il pranzo era ottimo, soprattutto il dolce. Sì. Sì. Senti, adesso ti devo lasciare perché inizia un consesso. Scema, dei giudici. Ciao, ciao, ciao. Che stress. Tutti che ti cercano, tutti che vogliono qualcosa. Ma io sono una persona tranquilla. Se ne approfittano perché sono disponibile con tutti. Già. Capito? Sì, perché se lei mi chiede un favore, io non posso dirle di no. La legge è uguale per tutti, no? E allora tutti hanno il diritto di essere ascoltati. Soprattutto se hanno cose intelligenti da raccontare. E non mi vengono a raccontare di complotti fantascientifici. Gli ultimi mesi mi sento come in un romanzo di Bradbury. Ma cosa glielo dico a fare? Che ne capisce? Si può fumare in questo taxi? Quali sono le istruzioni? Sì! Sì cosa? Il fuoco! Il fumo! Spegnere gli incendi! L'incendio! Accendere! Della bettolina!
Ma quale Bettolini? La nave! Quella della petroliera! Ma quale Bettolini? È un traghetto! Traghetto? Nessuno ha parlato di traghetto! Ci hanno chiamato dalla petroliera! Agip Abruzzo! C'è anche il traghetto, c'è il Moby Prince! Andiamo! Il rapporto Agip Abruzzo, noi abbiamo Iranian Light, Crude Oil, però non sappiamo la pistolina che ci è venuta addosso cosa ha a bordo. La nave che ci è venuta addosso è incendiata anche lei, però non so dove si trova, non lo so, state attenti che non scambiate lei per noi. La nostra motobarca è una delle prime a partire. Sono le 22.36. È un'azione di soccorso, ma che non riguarda il traghetto passeggeri. Dalla capitaneria di porto non ci è arrivata nessuna istruzione che riguardasse il Moby Prince. Eppure era lì, davanti a noi. Abbiamo lavorato tutta la notte solo sulla petroliera. Non ci è rimasto che di scortare il relitto del Moby in Darsen al mattino. Perché non ci hanno fatto spegnere anche quell'incendio? Perché ci hanno fatto lavorare solo sulla petroliera? Perché? Avete mai visto una casa in preda alle fiamme? Continua a bruciare. Per giorni e giorni, quando tutto sembra finito. E appena quell'incendio continuerà in me, fino all'ultimo giorno della mia vita. Ho provato a spegnerlo. Ci ho provato tutta la notte. Sono mezzo impazzito nel tentativo di spegnerlo. È un incubo dal quale non riesco a liberarmi. A ballare, ma temevo di essere troppo intraprendente. Si figuri, è un piacere per me. È molto bello ballare con lei. L'ho immaginato molte volte. Cadavere numero 99. Ho una spilla a forma di balena blu. Al polso destro ho un braccialetto giallo a maglie strette, una fede sarda e 3 anelli a fascia larga. Il capo è conservato, ma la cute del volto è carbonizzata. Si sono conservati anche i capelli, verosimilmente di colorito castano. Le mie braccia sono atteggiate a flessione. Gli arti inferiori sono entrambi bruciati. Grazie. Grazie a te, Guido. Cinque ore di silenzio. Sono passate 5 ore da quando la Moby Prince viene individuata nel porto di Livorno a quando viene agganciata per il traino. E in mezzo non succede niente. Le lamiere infuocate hanno impedito i soccorsi a bordo. Chissà che temperatura c'era su quel traghetto. Io ci sono salito. E tu chi sei? Sono un marinaio del rimorchiatore del comandante Mazzoli. Siamo passati accanto al traghetto e ho tentato di salire a bordo. Avrei avuto una tuta ignifuga. Ma no, solo una tuta impermeabile. Ma questo quanto? Saranno state le 3:30. Nella parte poppiera non c'erano fiamme, solo dal centro in poi. Io per un po' ho camminato sul ponte, poi non ho visto nessuno e quindi ho trovato una vitta per rimorchiare la nave. Ma non sapevo nulla delle persone a bordo. Non era tecnicamente possibile pensare in quelle condizioni di mandare uomini a bordo. Questo lo verificammo a vista dalle condizioni in cui era il traghetto. Noi vedevamo soltanto il Moby Prince che continuava a bruciare davanti ai nostri occhi. È la motonave della capitaneria di porto
che girava in tondo alla ricerca di superstiti, senza dare l'ordine di intervenire. Siamo rimasti lì, senza fare niente. Ma perché è successo? Perché la Moby Prince è andata dritta verso una petroliera enorme? Basta leggere il giornale. Una cappa bianca è scesa su Livorno poco prima delle 22 di mercoledì. Un banco quasi impenetrabile. Ma i marinai del Moby Prince non si sono preoccupati poi più di tanto. La nave è partita in condizioni di intensa nebbia, che gravava fitta sull'intero braccio di mare antistante il porto di Livorno. Il comandante del traghetto aveva salpato ben sapendo la condizione che aveva davanti. Solo all'ultimo momento l'equipaggio si sarebbe accorto di quanto stava per accadere. C'è anche il terribile sospetto che i radar di bordo fossero spenti o in avaria. Parte dell'equipaggio stava seguendo le partite di Coppa in TV. Repubblica, 12 aprile 1991. Bruciati vivi sul mare, con radar spento e molti guardavano le partite in TV. Ecco com'è andata. Beh, abbiamo una soluzione. Se vi ritenete soddisfatti, lo spettacolo è finito. O no? Ma le risposte ce le facciamo dare direttamente dai protagonisti della vicenda. Vi presento l'ammiraglio albanese della Capitaneria di Porto di Livorno, colui che doveva coordinare i soccorsi quella notte. Ammiraglio albanese della Capitaneria di Porto, siamo del Tirreno, è appena rientrato in porto, cosa può dirci della tragedia? Appare chiaro che il Moby Prince abbia speronato la petroliera a causa della nebbia. Quindi è stata la nebbia? Forse alle fatidiche ore 22:27 del 10 aprile 1991 nebbia non ce n'era. Quindi, un improvviso banco di nebbia è calato sulla petroliera mentre la Moby Prince si trovava a 200-300 metri di distanza. Beh, abbiamo una testimonianza, le prove, una probabile ipotesi, o no? Vi presento ora il comandante Superina, alla guida della petroliera Agip Abruzzo. Per il Tirreno, comandante Superina, lei era la guida dell'Agip Abruzzo. Ci spiega cosa è successo meno di 2 ore fa? Eravamo all'ancora, quando ci hanno avvertito che sul radar si vedeva una nave in avvicinamento. Tutti abbiamo pensato fosse una bettolina che ci aveva sicuramente visti e poi avrebbe accostato. Invece poi abbiamo sentito una gran botta. Poi per un attimo c'è stato un gran stridore di lamiere e ho capito che la nave che ci era venuta addosso non poteva essere una bettolina. È il 13 aprile, risponde alla polizia giudiziaria. Quindi eravate coscienti dell'avvicinamento di un'imbarcazione? Nessuno si era accorto dell'avvicinamento del traghetto, né con i mezzi visivi, in quanto vi era nebbia da qualche minuto prima dell'impatto, né con i mezzi strumentali, perché al momento dell'impatto il radar non era acceso. È sceso un banco di nebbia e 3 minuti dopo ci sono venuti addosso. L'unica cosa certa è che la nebbia è calata sulla verità. Questo è il filmato amatoriale che abbiamo visto il 13 aprile. Osservate i riflessi delle fiamme sul mare. Intanto una cosa è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente. Siamo incendiati, siamo incendiati! Ci è venuta addosso la nave, siamo qui all'ancora! Mi trovate voi che chiamate incendio a bordo, qui a Compagnia di Reggio, cambio. Irata Livorno! Livorno ci vede con gli occhi, incendio a bordo! Livorno ci vede con gli occhi, ha detto Superina. Eppure il grande colpevole, in tutti i processi sulla tragedia del Moby Prince, è sempre la nebbia. Centoquaranta vittime. A volte ci si dimentica dei numeri e della loro importanza. 140. 36 donne e 104 uomini. 140. 87 sopra i 30 anni e 53 sotto.
140. E uno. Un solo sopravvissuto. Anche uno dei 140. La morte è sopravvenuta in pochi minuti. Al massimo 4-5 per asfissia, per intossicazione da gas di combustione. Solo un paio di persone hanno fatto in tempo a scappare all'aperto. Una l'abbiamo pescata morta col viso bruciato, l'altro è il mozzo, che è l'unico superstite. Ma come pochi minuti? Ecco, quello che rimane ora della Moby Prince, ora, alle 6 del mattino del giorno 11. Una carcassa fumante che viene trainata nel porto di Livorno. Sul ponte si vede un corpo. Ma aspettate un momento. Quel corpo, trovandosi sul ponte di una nave troppo incandescente per poterci salire, non dovrebbe essere carbonizzato. Scusa, è del fuoco. Cosa? Hai da accendere, per la sigaretta. Ah, sì. Sono il cadavere numero 128. Indosso una camicia di jeans, non bruciata. Nelle mie tasche ci sono ancora la patente di guida e le chiavi della macchina. Sono stato rinvenuto in atteggiamento da lottatore, nella mia epifaringe e nella trachea. È presente abbondante materiale scuro, brunastro, denso. Lo stesso materiale è presente anche nei miei bronchi e nel mio esofago. Ne ho respirata tanta. Per ore di quella merda. E poi dovevo smettere di fumare. E l'accendino! Sono passate 3 ore. Sono le 9 del mattino. Vi ricordate quel corpo integro che abbiamo visto? Eccolo ora, completamente carbonizzato. Adesso siamo sicuri che è morto. B5. Colpito? Bene, allora B6. Colpito e affondato. Hai vinto, Ilaria. La battaglia navale quella notte nel porto di Livorno si gioca a occhi bendati. C'è una moltitudine di navi della cui presenza siamo informati dalla capitaneria di porto. Dal documento ufficiale del Dipartimento della Difesa americano, firmato dal comandante Leghorn e dal colonnello Harpole, si notifica che le sottoelencate navi trasportano materiale di proprietà del governo degli Stati Uniti d'America, destinato alla base USA-NATO di Camp Darby, Tombolo, Pisa. Le navi sono sotto il controllo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo. La Cape Cyrus, la Gallant Seconda, la Cape Flattery sono delle navi noleggiate dal governo degli Stati Uniti per trasportare a Camp Darby le armi della guerra del Golfo. Ma c'è un'altra presenza inquietante quella notte nel porto di Livorno. È un'imbarcazione apparentemente innocua. La 21 ottobre seconda. Questa nave è un peschereccio donata dall'Italia alla Somalia per trasportare pesce. Dovrebbe scaricare pesce a Gaeta, ma secondo il registro dei Lloyd's di Londra, tocca ben altri porti. Si ferma a Beirut, Belfast. A Tripoli. A Tripoli.
La notte del 10 aprile 1991 questa nave sarebbe ancorata al molo Magnari per riparazioni. Eppure Susanna Bonomi, moglie di un ufficiale della Capitaneria di Porto, testimonia l'assenza di questa nave alla sera per poi rivederla al mattino dopo. Nel 1994 ho indagato su questa flottiglia sospettando un traffico di armi, ma qualcuno ha fermato me e il mio operatore, Milan Rovati, proprio in Somalia. Solo dopo la nostra morte, la magistratura ha cominciato a indagare sulla 21 ottobre seconda, sospettando un traffico di armi. È in questo scenario d'allarme rosso che si svolge la tragedia del Moby Prince. Qualcosa è successo nel porto, indipendentemente dalla nebbia o dalla partita. Ma una verità è stata detta. Mi chiamo Cesare Gentile, sono capitano della Guardia di Finanza e sono qui per la mia testimonianza in merito alla vicenda della Moby Prince. Per quanto riguarda il 10 aprile 1991, affermo con convinzione che c'era una giornata chiarissima. E uscendo dal porto ho potuto constatare la posizione delle varie navi in rada. Ho visto a nord una barca che imbarcava armi. Sul lato dritto c'erano alla fonda quattro navi, mentre più a nord una nave più grossa, tutta illuminata, che era quella che stava effettuando il carico. Il mare era calmissimo e c'era una visibilità meravigliosa! Cesare Gentile presentò una relazione di servizio ai suoi superiori. Ma quella relazione è stata fatta sparire. È stata sottratta agli atti. Il fuoco è così bello! Che cosa c'è di tanto adorabile nel fuoco? Qualunque t'abbiamo, cos'è che ci attrae tanto adesso? Ma è il moto perpetuo, la cosa che l'uomo ha sempre voluto inventare, senza riuscirci mai! Ho il moto quasi perpetuo! Se lo lasci ardere, brucerebbe per tutta la durata della nostra vita! Che cos'è il fuoco? È un mistero! I scienziati ci raccontano un mucchio di assurdità incredibili riguardo a molecole e frizioni! Ma non lo sanno realmente! La vera bellezza del fuoco è che questo distrugge responsabilità e conseguenze! Un problema diventa troppo arduo! Presto, gettiamo delle fiamme e non se ne parli più! Bene, noi abbiamo un problema che è diventato troppo grande per tutti noi! Il fuoco ce ne libererà in modo pratico, rapido e sicuro! Nulla che possa marcire poi! Antibiotico! Estetico! Pratico! Un problema non va affrontato, ma bruciato! Ma le cose basta dimenticarle o bruciarle. Eccola la relazione di Cesare Gentile. L'unica persona a parlare del traffico di armi. Lo stesso argomento che ha ucciso Ilaria Alpi. Lo stesso di cui non si può parlare. Ebbene, questa relazione è stata dimenticata, bruciata, come hanno insegnato a fare anche a me. Del resto è il mio lavoro, non posso rifiutarmi. Non potrei. Ma in tutto questo caos di navi, dov'è esattamente l'AGIP Abruzzo? E in che direzione è rivolta? Guardando il porto dall'alto, la posizione dichiarata dalla nave è questa. O meglio, questa è la posizione rilevata dalla nave militare italiana Libra 2 giorni dopo l'incidente e riportata in sentenza. Perché prendere la posizione di 2 giorni dopo? Perché quando anche il macchinista aveva testimoniato lo spostamento della petroliera? Perché quando abbiamo a disposizione la testimonianza che Superina dà al momento dell'impatto? Sentiamola. 45 gradi a sud della migliaia, di chilometri alla posizione esatta, forse perché questa posizione si trova all'interno di una zona di divieto di ancoraggio e pesca. La posizione dichiarata dalla Libra è invece al di fuori di questa zona. Durante i soccorsi, Superina fornirà altre 3 posizioni della nave. 43-29 nord, 43-29 nord, 10-16 est,
10-16 est 210-2006 ci trovate ripeto 43-29.8 nord 10-15.3. Ho capo ricevuto. Anche queste tre posizioni sono al di fuori della zona di divieto. Comunque, la sentenza d'appello decide che è impossibile stabilire la posizione della petroliera prima dell'impatto. Ma noi la sappiamo, ce l'ha detta Superina stesso. Stiamo suonando, solo che abbiamo la prua a sud e quindi difficilmente sentite. C'è poi il mistero della prua. Moby Prince impatta con Agip Abruzzo, aprendone uno squarcio sul lato destro. Bene, se la prua della nave, la punta, fosse rivolta verso nord, il lato d'impatto è quello rivolto verso il porto di Livorno. Al contrario, con la prua rivolta verso sud, il lato d'impatto è rivolto direttamente al mare. Quindi, riportando le nostre considerazioni sulla carta nautica, abbiamo due certezze. La prima, che Agip Abruzzo era ancorata in zona di divieto. La seconda è che Moby Prince impatta con la petroliera ritornando verso il porto, quindi dal lato rivolto al mare aperto. Se osservate la prua della nave, la parte anteriore, opposta al fumaiolo, vedrete che è rivolta verso sud. Questo significa che per qualche misterioso motivo, Moby Prince quella notte stava rientrando verso il porto, verso la petroliera coperta di fumo. E questo Superina lo sapeva. Una fitta nebbia è scesa sulla Moby Prince. Ma non è una nebbia meteorologica, ma una nebbia fatta di dubbi, di misteri. Ora, noi questa sera abbiamo prodotto solo parole, volatili, come i lapilli e i vapori di un'eruzione vulcanica. Conosco un posto dove i vigili del fuoco appiccano gli incendi dei libri. Così le persone che vivono in questo posto non sanno e sono più facilmente controllabili dal regime che c'è in questo luogo. Però so anche, e sono in pochi a saperlo, che ci sono persone che hanno resistito e hanno iniziato ad imparare a memoria i pochi libri salvati dalle fiamme. Ora io vorrei che voi questa sera diventaste questo, uomini libro della Moby Prince, della sua tragedia, delle sue vittime, dei suoi misteri. È un compito difficile, ma io lo farò con voi. In questo posto di cui vi parlavo, ci sono riusciti. Spero che succeda anche a noi. Io penso che qualcosa di cui parlare ci sia davvero. Soprattutto perché i soccorsi sono stati tutt'altro che tempestivi. Tutti erano intenti a spegnere ben altri incendi. La nebbia non c'era. Era chiaro fin dall'inizio. Fino dal filmato amatoriale che abbiamo visto il 13 aprile. Le 140 vittime non sono morte per l'impatto con la petroliera, ma soffocate dal fumo senza alcun soccorso. Agip Abruzzo era all'ancora in zona di divieto e con la prua rivolta verso sud. C'era uno strano traffico quella sera dietro la petroliera, orchestrato da numerose navi fantasma. Forse Moby Prince si è scontrato con qualcosa di molto più grande di una petroliera. Rimane solo un punto da chiarire. A chi debbano chiedere una verità i parenti delle vittime dopo 20 anni? Ma poi perché chiedere una verità? Perché non accettare che un incidente è un incidente? Tanto i morti non te li restituisce nessuno. Perché la verità è dignità e tutti ce la meritiamo.